Sono strutture longilinee, in spinta verso l'alto per cercare di evadere verso uno spazio più consono alla loro natura. Erette verso il cielo e raggruppate, rappresentano i desideri a cui ogni persona può ambire anche in senso astratto e la volontà di uscire contro i vari veti e i tabù che incatenano alle obbedienze diurne e ai conformismi che pullulano intorno a noi e dentro di noi. Alle abitudini della nostra esistenza corporale societaria. Con queste parole Giulio Turcato, genio dell'astrattismo pittorico internazionale, spiegava la sua idea di libertà, anzi, delle libertà, alle quali ha dedicato una delle sue opere più importanti che lo ha legato per sempre all'Umbria e in particolare a Terni. Ci troviamo nel piano rialzato della grande sala carroponte del centro opificio Siri, uno spazio reso ancor più suggestivo dalle grandi tele, dalle grandi opere di Giulio Turcato. Con noi Arianna Duranti del Chaos Museum di Terni. Chi era Giulio Turcato, ma soprattutto qual è l'importanza della sua opera rispetto al contesto artistico nazionale e internazionale? Giulio Turcato è un artista e uno degli artisti che in Italia porta avanti con più coraggio e più determinazione l'arte astratta. È un artista che appunto si porta avanti tutta la sua attività cercando di difendere con molto impegno quella che è la libera espressione a livello artistico. Inizia la sua attività quando questo non è assolutamente possibile, ovvero agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. Fortemente provato proprio da questo tipo di esperienza, porta avanti nel tutto il dopoguerra e anche negli anni successivi, perché comunque Giulio Turcato ha avuto una lunga e proficua attività artistica, il messaggio dell'arte astratta, dell'arte libera, frutto della libera espressione dell'artista. La libertà è il motore centrale della produzione artistica di Giulio Turcato, possiamo dire l'anima essenzialmente, ma quale forma assume la libertà con la sua opera? La libertà nell'opera di Giulio Turcato assume principalmente due forme. Una è quella del liberarsi di quelli che sono i vincoli formali dell'immagine, quindi essere limitati da forme geometriche o essere limitati dalla necessità di trasferire esattamente l'immagine è qualcosa che Giulio Turcato non accetterà mai. L'altra forma che assume nella sua opera è quella del linguaggio del colore, il colore come linguaggio dell'emozione, linguaggio istintivo dell'emozione e capace di parlare all'essere umano in maniera diretta. Il colore appunto sarà il principio secondo il quale lui riuscirà a fissare le emozioni sulla tela. Secondo Giulio Turcato l'emozione è l'unico elemento che meriti di essere trasferito e raccontato agli altri, quindi l'unico elemento che meriti di essere in qualche modo fissato nel tempo. A proposito di racconto, che cosa c'è in questa mostra dell'intero percorso artistico di Giulio Turcato? Ci sono moltissime delle opere che fanno parte dell'archivio della Fondazione Turcato, ma c'è soprattutto una sezione molto importante riguardo alle libertà, il gruppo monumentale che è attualmente esposto, è situato presso il lago di Piedilugo, e è molto interessante vedere come ci sia alla base di questo gruppo monumentale uno studio continuo appunto sul linguaggio del colore e sul dialogo che le sue opere potevano avere con l'ambiente che le sarebbe andate a ospitare. Troviamo nella sezione contemporanea della mostra della collezione permanente del Centro Arti Opificio Siri. Qui incontriamo Linda Di Pietro del Chaos Museum di Terni. Che cosa aggiunge la mostra di Turcato al percorso artistico del Chaos?
Il Centro Arti Opificio Siri è aperto ormai da quasi 2 anni, ha voluto nel tempo valorizzare e dare particolare rilievo agli autori che sono all'interno appunto della collezione permanente. Uno di questi è Turcato, Giulio Turcato, uno dei maggiori esponenti dell'arte italiana del Novecento. Non a caso abbiamo voluto che si inserisse all'interno di un percorso anche didattico che permettesse alle scuole e quindi a tutti gli istituti formativi di confrontarsi con quella che è l'arte contemporanea, moderna. Siamo partiti lo scorso anno con il Pier Matteo d'Amelia, quindi con un'attenzione al 400 in Umbria, e quest'anno invece ci spostiamo sulla modernità. L'intenzione del museo e del Centro Arte Opificio Siri è quello di dare il più possibile un panorama aperto, allargato, variegato della proposta culturale e artistica italiana. Andremo avanti poi con altre mostre di questo genere, quindi l'intento è quello di dare rilievo ai maestri della tradizione pittorica italiana, accanto poi anche alle nuove emergenze. È cominciato da poco il nuovo anno, quindi quali saranno allora gli appuntamenti più importanti che coinvolgeranno nel 2011 il Caos Museum di Terni come polo artistico assolutamente vitale, non soltanto per quanto riguarda il Ternano, non soltanto per quanto riguarda la regione Umbria, ma per tutto il centro Italia? Il Caos vuole posizionarsi appunto come luogo peculiare per la produzione ma anche per la frequentazione delle arti in Italia, nel centro Italia appunto, come dicevamo. L'idea di un luogo dove si possa interagire con l'arte costantemente. Quest'anno in particolare nel 2011 ci sono una serie di appuntamenti da non perdere. Primo fra tutti, dopo la mostra di Turcato, sarà quello con l'anno internazionale della chimica. Terni, come sapete, è una città che deve molto al proprio polo chimico e non a caso quest'anno appunto è l'anno dedicato alla chimica, quindi l'idea è quella di una mostra scientifica che non sarà esclusivamente espositiva ma che sarà una mostra ludico interattiva che permetterà a giovani e meno giovani di interagire con il tema della chimica anche all'interno di un luogo che non si chiama Caos per caso, ma si chiama Caos proprio perché permette a dinamiche non lineari e di incontrarsi, di essere visitate, di essere percorse. Questo è appunto il primo appuntamento che incontriamo durante l'anno. A giugno ci aspetta il Festival dell'Architettura, a settembre il Festival Esterni, come ogni anno ci torna a trovare, dedicato alle arti performative, e poi più avanti nell'autunno dedicheremo un'ampia mostra a uno dei maggiori collezionisti della città di Terni, che è Adriano Ronchini. Accanto a questo poi tutta una serie di altre attività che rendono appunto il Caos vitale giorno per giorno. Il cinema, abbiamo i laboratori dedicati ai ragazzi, ai meno giovani, ai professionisti, ai semiprofessionisti, i laboratori di arti performative e di arti visive. C'è anche il teatro accanto agli spazi espositivi, proprio per dare la misura di come le arti si contaminano e non sono senza soluzione di continuità. Concludiamo il nostro percorso che ci ha portati alla scoperta della mostra dedicata a Giulio Turcato, allestita all'interno del Centro Arti Opificio Siri di Terni, nella sezione dedicata propriamente alle libertà. La ricerca della libertà, quindi, abbiamo detto, è per Giulio Turcato il motore centrale della sua opera. Una ricerca che coinvolge anche l'osservatore. In che modo riesce a coinvolgere anche l'osservatore? Turcato riesce a coinvolgere l'osservatore tramite appunto l'utilizzo sfrenato del colore. La libertà diventa quindi non soltanto la libertà di percepire l'opera in maniera istintiva per l'osservatore, ma anche la libertà di non avere davanti delle barriere che in qualche modo possano allontanare l'osservatore dall'essenza dell'opera d'arte, dalla comprensione anche a livello proprio empatico dell'opera d'arte. Giulio Turcato annulla, come molti altri artisti che parlano attraverso l'arte astratta, annulla le barriere tra arte, prodotto artistico e osservatore, proprio perché in qualche modo riesce a parlare direttamente alle emozioni e tramite le emozioni.
to the youth.